insieme appassionatamente, perché poi quando si inizia un nuovo progetto, Oscar Di Maio vuole sempre la sua famiglia intorno, è vero? Sempre, perché è la cosa fondamentale. Infatti, di questa operazione che si sta tentando, credimi, io ormai a novembre faccio 56 anni, mi sono fatto quasi 10. Ma di chi? No, faccio 56 anni di vita cronologica, però avendo debuttato solo a 8 anni, sono quasi 50 anni di teatro. E credetemi, ho fatto compagnie di tutti i generi, dalla spettacolo alla sceneggiata, alla prosa, alla rivista, un po' tutto, però l'umanità, la cordialità che sto trovando in questa compagnia, dove dati i momenti di confusione, non sappiamo cosa fa, quando si fa, dove si fa, un po' vale per tutti, no? Per tutti noi teatranti. Ma una compagnia dove non c'è sta nessuno che fa tarda una prova, nessuno che può sapere. Veramente, come siete bravi. Vabbè, loro sono carta conosciuta, per me la New Entry è Monica. Va bene, loro... New Entry, perché con Oscar io, pensate, ho lavorato proprio con le commedie dello zio Gaetano, 30 anni fa, quasi mi vergogno a dire insomma che sono passati 30 anni, Oscar, però sono felicissima di essere ritornata a quella che secondo me è la tradizione del grande teatro napoletano. È inutile, insomma, è una cosa che dirò io, ma è scontatissima, le commedie di Gaetano sono attualissime, del grande Di Maio, ancora oggi sono piene di tutto, c'è umanità, c'è la politica, c'è la fame, c'è il divertimento e poi una grande scrittura, per cui io sono felicissima di essere ritornata con Oscar e sono una di quelle che dice: Oscar, facciamo, perché ci credo tantissimo. E beh, perché di una cosa siamo certi, è la tradizione in scena. Questo senz'altro, bisogna lavorare e combattere per la tradizione, perché molta gente pensa che la tradizione è roba vecchia e scucciante, invece no. Che cos'è la tradizione? È quella roba che era talmente buona che ancora adesso... Sì, viene ancora rappresentata. La tradizione è quella buona, come diceva Oscar. Come certo. Stai? Sto bene, emozionatissima, perché comunque questo lavoro è Asciutto Pazzo Parrucchiano prima di me l'hanno fatta molti mostri sacri, la Conte, Zia Olimpia. E ovviamente io cerco di proporla in una veste un poco più fresca. Io faccio Donna Rosa, in una veste un po' più fresca, non avendo quella età, però grazie a Dio sono asciutta che la scuola. Quanti anni sono con Oscar? Con Oscar sono ormai... Maro, 21 anni che ti supporta! 21 anni che ha ragione. Supportiamo! Nel bene e nel male, però ho imparato un sacco di cose con lui. Invece tu da quanti anni sopporti? Da sempre! Da quando sei nata? Sì, ma no, non lo sopporto, è un piacere. Io lo amo. Quanto è bella, veramente. La tradizione, Oscar. Il tuo ruolo? È l'attrice giovane. Ninetta. Questa è veramente la storia che si ripete. Se tu pensi che nel repertorio di famiglia Di Maio scrive per il Teatro Napoletano dal 1875, quindi non è ieri. Mia mamma, per esempio, ha fatto la neonata in uno spettacolo che serviva a bambini in scena, nella stessa commedia o sceneggiata che fu, poi ha fatto l'attrice giovane, poi ha fatto la mamma. Un po' come si percorre la... Lei la neonata no, però la giovane... Ma pensa che Giulia Di Rolfi, che poi è regista, nonché attore della compagnia, il quale conosce il repertorio di Di Maio ancora meglio di me, ha fatto tutto il ruolo. Giulio ha cominciato su Nazar facendo l'attore giovane, poi ha fatto caratterista, poi ha fatto protagonista. Quindi è passato dai ruoli che si fanno a 18 anni ai ruoli... La gerarchia dei ruoli, Giulio. Io ho fatto prima la bambina e mo' mi trovo a fare l'attrice giovane. Ecco. Facevo la bambina prima. Mi ricordo. Ragazzi, che dire? Ricordatevi che noi il 30 ottobre saremo ad Arzano, al Teatro Edoardo De Filippo, che una volta si chiamava Le Maschere. Esatto. Con Asciutto Pazzo Parrucchiano. Veniteci a vedere, perché veramente vi fate un sacco di risate. Noi vi aspettiamo. Oscar Di Maio, una garanzia. E vi voglio salutare in dizione, perché io sono un attore che viene dall'Accademia e ho studiato la dizione. Venite a teatro, veniate, non ci muoio mai. Stavo di bene.